Oggi, signori, oggi è una fantastica giornata. Non perché è una bella giornata, perché è una giornata un po' del cazzo. Dicevo, è una fantastica giornata per il sottoscritto, perché finalmente ho finito tutti i miei esami in università. Sono molto contento, soprattutto perché ho finito con un fantastico 29 senza aver studiato, quindi sono molto contento di ciò. C'è una cosa che semplicemente mi rattrista: il fatto che i miei amici se ne sbattino di me, perché io ho finito questi miei esami, ho invitato persone a far colazione e nessuno che può. Beh, vi dico questo, mi ricorderò di voi, pezzi di me. Oh sì, e quando sarete in fin di vita ve lo rinfaccerò. Non sei venuto con me a colazione quel giorno, quindi no, non ti aiuto, pezzo di me. Voi direte: Sam, ma stai un po' esagerando. No, non si abbandona un amico nel momento del festeggiamento. Ho preso questo fantastico scopettino che costa una marea di soldi, non so neanche come ficcarcelo dentro. Se questo poi lucro, dove cazzo pensa di essere? Sto malissimo, raga, che cazzo dici? Ma what the fuck, man? Cioè, io davvero è incredibile. Cioè, andavo a quanto? 30 all'ora? Cioè, ma è assurdo, è assurdo. Porco due, vaffanculo. Sei proprio un coglione. Che roba c'ho. Oggi dobbiamo andare un salto al punto blu, perché non so chi se lo ricorda, io per lavoro faccio il videomaker. Da poco mi sono fatto il telepass, perché appunto vado a fare lavori anche abbastanza lontani. Uno degli ultimi è stato a Verona, quindi voglio dire, mi viene molto più facile con col telepass, sono più sciallo. Il problema qual è? Perché sto andando al punto blu? Non vado al punto blu per fare il telepass. Vado al punto blu perché sono degli incompetenti. Sono 3 settimane che sto aspettando il codice per fare l'accesso sull'applicazione, vedere quanto spendo, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto agganciare altre targhe, perché io comunque molte volte sì uso la mia macchina, però se adesso inizio a fare dei viaggetti con la moto, oppure mi serve una macchina più grande e devo usare quella di mio padre, giustamente aggancio anche la sua. Prendiamo un salto là, anche se oggi non è che ho anche il tempo di farlo, però se bisogna si fa, giustamente, perché ripeto, l'Italia è un paese di incompetenti e quindi noi ci dobbiamo adeguare a questo. Adesso le opzioni sono due: o si ride o si piange. Allora, l'applicazione va, funziona tutto bene, ho inserito la moto. Il problema adesso vediamo, perché non mi ha detto aspetta 8 giorni. In teoria è inserita e dovrebbe funzionare. Ma io se lo lascio qua prende? Domanda da 1 milione di euro. Ma se passo nella zona pedonale sarebbe tipo... Oddio! Allora, quello è sia telepass che carte che sa il cazzo, vediamo. La vera domanda è: dove cazzo esco?
Che cazzo di giro? Porca troia, autostrada dei laghi. Ma che cazzo? Sì, contromano vado. Ma è la Pedemontana! Ma non ci credo! Ogni volta ci casco! Ci casco ogni volta! Non è possibile! Ci casco ogni santa volta! Non è possibile! Ah, ma qui siamo... Ah. Siamo praticamente già arrivati! It's green light, motherfucker! Sia mai che ti danno la multa qui, eh! Guardalo lì, il diesel! Tanto prendiamo il rosso, lo so già. Con questa velocità la vedo alquanto grigia prendere il verde. 3, 2, 1, vabbè, lo sapevo. Questo sta a magna, chissà quanto era buono. Che cazzo era, il pollo? Cosa sta mangiando? Oh mio Dio, ma cosa cazzo fa questo? Sto cringiando. Sì, no, certo, ma faccio anche un po' di off-road. Bello, alla grande. Porca diso. Guardate qui che bellezza, stupendo, c'è una puzza di merda che è un piacere quasi, ah nero porca puttana, bang signore, bang, via via, bang cazzo. Sentite questo bip bip dovuto all'air mod e non ho ancora capito il perché. Quindi questa cosa qui va sistemata sicuramente. Ora vi faccio vedere come vola in normale. Ti metto sotto, ti metto sotto.